Ciao a tutti, oggi finalmente un nuovo video e ho deciso di mostrarvi dopo un bel po' di tempo la spesa che ho fatto da Lidl. Ho due belle buste, non ho preso chissà che cosa, perché diciamo che una busta, in poche parole, contiene solo due cose voluminose, quindi diciamo una busta. Ho le buste poi neanche della Lidl, ma in realtà c'ho queste qua del Simply, che devo dire sono super comode perché sono molto più grandi rispetto alle altre che ho. E stranamente mi sono ricordata di portarmele dietro, quindi direi di iniziare. Allora, purtroppo questa volta non ho tutti i prezzi, cioè non ho proprio i prezzi in realtà, perché abbiamo fatto la spesa insieme io e mamma, e quindi lo scontrino l'ha tenuto mamma e di conseguenza non ho i prezzi. Vi mostro solamente quello che ho preso. Allora, andiamo abbastanza velocemente perché ho un po' di cosette. Allora, vi voglio far vedere come prima cosa questi ravioli, diciamo, integrali con ricotta, spinaci e burrata. Mi hanno incuriosito tanto perché comunque spinaci mi piacciono tantissimo, cosa che è venuta negli ultimi tempi, perché io in realtà i spinaci quando ero più piccola li odiavo, la burrata la adoro e quindi anche la ricotta mi piace moltissimo, quindi ho deciso di provarli. Questi scadono il 30 luglio, questi sicuramente li proverò. Devo dire che io durante la settimana la pasta la mangio pochissimo, proprio perché la maggior parte delle volte io comunque sono a pranzo al lavoro e non mi porto la pasta. Poi adesso con il caldo diciamo che... Allora, eccoci qua, come al solito c'è sempre qualcosa. Una volta abbiamo Riccardo, questa volta la batteria. Altra cosa che ho preso sono i ceci, perché appunto voglio farmi delle polpette di ceci che piacciono tantissimo anche a Rebecca, e infatti di solito me le chiede lei. E queste sono 400 grammi sgocciolati 2,40. Niente, ho preso solo una confezione perché comunque... dovrei avere già dei legumi comunque dentro casa, perché ho una dispensa diciamo di fuori dove tengo magari lo scatolame e mi tengo sempre una scorta. Poi una cosa che voglio provare a fare oggi, perché magari faccio domani la colazione, è questa torta al cacao. Questo è un preparato, quindi bisogna aggiungere solo uova, latte e burro. Il burro quanto bisogna aggiungerlo? Vediamo, 125 grammi. Tempo di cottura 30 minuti, poi bisogna tenere dal forno. Calorie per 100 grammi 367, quindi niente, ho deciso di prendere questa. Le uova che devo aggiungere sono 3, ce l'ho, e 100 ml di latte. Forse non ho il latte, questo non ci avevo pensato, ho il latte di soia però, posso utilizzare quello. Tanto io lo zucchero a velo non ce lo metto e vediamo un attimino come viene, magari la impasto proprio con la planetaria visto che adesso ce l'ho. Questa comunque c'è tempo perché scade nel 2023, quindi la posso tenere per un bel po'. Non credo che la farò oggi, adesso che ci penso, perché oggi comunque sono distrutta perché ho fatto 1000 giri, forse in settimana me la preparo. Poi ho preso del banalissimo zucchero perché mi è quasi finito. Ho preso questo qui della Bel Bake, cioè questo, e mi sembra Lidl quello di canna, non ho visto altri, è 1 chilo ed è semplice zucchero raffinato. Io di solito prendo quello di canna, però la confezione era davvero piccola e quindi niente, ho preso questo. Poi una cosa che mi ha detto mamma che c'era, e quindi siamo andati inizialmente per questo, sono i pennelli. Questi ricordano molto i pennelli, non sono gli stessi naturalmente, questi diciamo sono la copia di quelli di Real Technique, che io comunque ho anche acquistato su Amazon, e se vi interessa vi lascio comunque il link. Però adesso da Lidl si trovano questi qua. Adesso li apro così vi faccio vedere. C'è la pochettina, vedete, carina. E poi ci sono i pennellini, che poi sono 2, 4, 5, sono ben 8 pennelli e sono anche molto morbidi. Poi adesso vedremo magari lavandoli, però sembrano morbidi. E poi qua ci ha spiegato ogni singolo pennello a cosa serve. Questo magari non so quanto lo potrò utilizzare. Questo qui è un po' grande sinceramente per le liner, non lo so, bisogna provarli, però sono un po' grandi. Questo è un pennello penna diciamo. Questo può essere utilizzato un pochino per sfumare, e questo qua, comunque sono molto morbidi, cioè sia come colore il viola che il rosa. Mamma infatti l'ha preso rosa, io sono amante del viola e ho preso il viola. In realtà il mio colore preferito è il fucsia, però insomma ogni tanto mi piace cambiare. Ho preso il lievito perché non ci basta mai, poi adesso ho preso la planetaria, quindi
assolutamente avevo bisogno del lievito. Ne ho comprato uno fantastico al Todis che veramente mi ha lievitato tantissimo l'impasto, infatti andrò a ricomprarlo. Però mi manca, in realtà io ero nella ricerca di quello per i dolci ma non l'ho trovato. Questo qua è quel mastro fornaio di Pane Angeli. Ci sono dentro tre bustine che equivalgono a 3 cubetti. Poi ho preso il parmigiano reggiano, l'ho preso così perché io ho la gratì, quindi potrei anche prendere direttamente la forma di il pezzo di formaggio e poi farlo io, insomma, questo procedimento qui. Dovrei ricomprare delle bustine ermetiche, così lo metto dentro. E vabbè, stavolta ho visto questo, ho detto vabbè, stavolta andiamo sul pratico, prendiamo una cosa veloce. Il parmigiano reggiano, sono 100 grammi e scade ad agosto, il 31 agosto. Poi ho trovato una novità, io era da un po' che non andavo da Lidl, e sono, si chiamano Next Level Burger. Mi ricordavano tantissimo quelli di, mi faccio vedere da vicino, quelli di Beyond Meat. Ho detto no, vabbè, è troppo carino, proviamolo. Praticamente sono a base di funghi champignon con proteine di soia e proteine di frumento ad alto contenuto di proteine. Per porzione hanno 268 calorie, per porzione 21 grammi di proteine, quindi fantastico. I carboidrati ne hanno pochissimi, hanno un po' di grassi saturi. Questo praticamente si cuoce come un burger normale, quindi li proveremo, magari ci facciamo anche un mukbang con questi, così vi dico la mia. Poi ho preso dei panni in microfibra perché mi servono sempre, visto che comunque poi quelli vecchi li lavo e poi a un certo punto li devo gettare, e quindi ho preso questi qua nuovi, sono 3, uno verde, uno giallo e uno fucsia. Sono della V5 e niente, li proveremo. Io non ho mai preso, mi sa, questi qua, è la prima volta. Poi ho preso i pangoccioli perché a me piacciono tantissimo, piacciono anche a Rebecca, sono 8, e delle volte quando magari non ho la frutta fresca o cose del genere, uno yogurt, mi mangio direttamente i pangoccioli con magari il latte, la spremuta, quello che capita. Adesso diciamo che il latte tenderei un pochettino a metterlo da parte, anche se io bevo comunque quello di soia o quello di avena, insomma a seconda di quello che ho, e forse ci sta meglio una spremuta la mattina con questo caldo. Inizia a fare veramente caldo. Poi ho preso un po' di cose per quanto riguarda l'igienizzazione, diciamo, e abbiamo trovato questo spray. Io già adesso ormai ho 100.000 spray di questo tipo. Questo è il Thaiform disinfettante presidio medico chirurgico, è registrato dal Ministero della Salute, e questo sa di bergamotto. Sono 750 ml, e niente, visto che comunque c'è stato il periodo in cui non si trovava più niente, ho detto vabbè, uno prendiamolo per scorta perché non si sa mai. Poi ho preso questa confezione invece di gel, insomma, per disinfettare, perché io, con il fatto appunto che lavoro all'esterno, mi serve sempre un gel disinfettante per disinfettare di continuo le mani, e quindi li finisco in pochissimo tempo. E questa confezione è un pochino più comoda perché ho quelle di Sephora, ma quelle di Sephora erano un gel disinfettante troppo piccolino, quindi anche quando li ricarico, perché magari ce li rimetto dentro, ma dura pochissimo. E poi ho voluto prendere anche questo, che non l'avevo mai visto, che è praticamente un spray per le mani igienizzante, appunto spray, e dovrebbe essere molto comodo, clean and refresh, quindi dovrebbe essere anche rinfrescante questo qui. Basta spruzzarlo sulle mani, battete, spruzzate sulle mani, ripulite bene le mani e siete igienizzati. Quindi questo mi ha incuriosito, sono 100 ml. Questo invece, non ve l'ho detto, sono 125 ml. Quindi queste sono tutte cose che mi porterò in borsa. Infatti ho praticamente il mio zainetto, che è la mia borsa, che devo dire è super comoda. Lo zainetto, non so se ve l'ho mostrato, forse in qualche vlog si è visto. L'ho preso su Amazon, se vi interessa quello zainetto, magari non metto la foto così lo vedete. È estremamente comodo perché poi si apre dalla schiena, quindi nessuno vi può rubare, aprire la cerniera da davanti, perché appunto la cerniera è interna, e secondo me questa cosa è super fantastica. È in pelle, cioè non credo, non in pelle vera comunque, però è veramente carino, c'è più colori, insomma, se volete dare un'occhiata vi lascio comunque il link. Poi ho trovato questa cosa che mi ha incuriosito, infatti questo lo utilizzerò stasera quando faccio la doccia, che è praticamente uno scrub al mango e ibisco. Invece è tanto la confezione, sono 250 ml, adesso penso sia... ah, si è pure aperto, c'è un buco, che devo pensare? Che qualcuno l'ha aperto e se l'è messo? Oddio no, speriamo di no, perché c'è un buco. Vabbè, comunque il profumo è buono.
Speriamo non si sia messo nessuno, non ci hanno sputato dentro, lo so. Io poi vado sempre a pensare a queste cose. Certo, però non ci ho pensato ad aprirlo. Poi, altra cosa che ho preso sono questi dischetti per struccarsi in microfibra. Ce ne sono tre all'interno. Ve li faccio vedere aperti. E praticamente, vedete, sono tre dischetti fatti così, molto morbidi. E niente, oggi li utilizzeremo. Oddio, perdono un po' di peli però, eh. Oggi li proveremo. Questi in teoria li potete usare, almeno da quello che ci sta scritto, solo con l'acqua, toglie anche il trucco e pulizia delicata del viso. Si possono a quanto pare anche lavare a 60 gradi. Ho preso due yogurt perché mi hanno incuriosito, questi della Milbona, e praticamente questo è pesca e maracuja e fragola, e poi ce n'era un altro che ho già mangiato che era pera e mela, mi sa, una cosa del genere, ed era molto buono, quindi sicuramente anche questi non saranno da meno. E sono due yogurt da 150 ml. Poi ho preso una bella pagnotta per farmi i vari panini durante la settimana, ma adesso sicuramente questo lo taglierò e lo congelerò perché tutto da sola non ce la faccio, perché sono 646 grammi di pane, quindi troppo per me. Di questo lo taglierò, però avevo una bella faccia, quindi ho detto no, vabbè, questo me lo porto. Lo taglierò e appunto delle volte ci farò il panino, delle volte lo mangerò così, insomma, fare magari la scarpetta oppure, vabbè, d'accompagnamento. Poi le ultime due cose, ho preso i rotoli della cucina della Floralis, stasera hanno dei disegni, sì, hanno dei disegni, c'è disegnato un fiore con un limone, adesso lo faccio vedere, tanto comunque li devo aprire, vedete così, così, semplicissimo Scottex perché l'ho finito. E poi l'altra cosa che avevo finito è la carta igienica, e quindi ho fatto una mega scorta. Sono ben 20 rotoli, quindi per un bel po' di tempo avremo la carta igienica. E niente ragazzi, ragazzi, questa era tutta la mia mini spesa da Lidl. Ho preso insomma il necessario, anche perché già avevo delle cose comunque di spesa, quindi non devo comprare chissà che cosa, sono andata un po' per fare un giretto. Io spero che questo svuota la spesa vi sia piaciuto. Fatemi sapere magari quali sono i vostri prodotti preferiti da Lidl. Io per esempio volevo tanto prendere lo specchio, ma ce n'era uno solo, c'era uno specchio illuminato insomma carino, con anche una parte che si poteva ingrandire, insomma, che è riuscita a prendere Rebecca perché era l'ultimo, quindi boh, magari farò un altro passaggio per andarlo a cercare. E fatemi sapere se magari mi sono persa qualcosa e avete visto delle cose in particolare carine che mi volete suggerire. Io vi ricordo come al solito che ho una pagina Facebook, una pagina Instagram, vi metto in sovraimpressione o comunque in descrizione. E se vi è piaciuto il video, mi raccomando, non dimenticate di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi e ciao ragazze!